Eccoci con una nuova video ricetta. Oggi prepariamo la panna cotta al limone con lamponi. Questi sono gli ingredienti: panna per dolci, latte intero, cola di pesce, lamponi, un limone non trattato, zucchero e mezza bacca di vaniglia. Per prima cosa versate in un tegame la panna insieme al latte. Aggiungetevi anche lo zucchero e la bacca di vaniglia. Quindi andate a prendere un poco di buccia del limone non trattato. Mettete anche la buccia del limone dentro al latte alla panna. A questo punto andate a mettere il tegame sopra il fuoco e portate a bollore. Mentre la panna sta cuocendo, andate a mettere a bagno in acqua fredda la coda di pesce. Quando la panna inizia a bollire forte, andate ad abbassare la fiamma del fuoco e togliete sia la buccia di limone sia la bacca di vaniglia. Lasciate bollire per 5 minuti, quindi chiudete il fuoco. A questo punto, tolta la panna cotta dal fuoco, andate a strizzare la colla di pesce e aggiungetela. Girate bene con una frusta. Una volta sciolta la colla di pesce, lasciate raffreddare la panna cotta. Nel frattempo preparate i contenitori dove intendete metterla. Ora che si è leggermente raffreddata, la panna cotta è pronta per essere messa nei contenitori. Io andrò a metterla su dei bicchieri di vetro, ma possono essere usati qualsiasi tipo di coppette o altre cose simili. Per metterla nei bicchieri uso il litro. Vi consiglio di non fare lo spessore della panna cotta troppo alta, in modo che quando i vostri ospiti la mangeranno sarà tutta condita bene con la salsa che metteremo sopra. Siccome io ho anche due bambine piccole, vado a fare anche due mini panne cotte. Ora, mentre le panne cotte si raffreddano in frigorifero, preparate la salsa con i lamponi. A questo punto andate a mettere i lamponi nel contenitore del frullatore ad immersione. Aggiungete lo zucchero e aggiungete anche alcune gocce di succo di limone. Quindi frullate il tutto. Quando la salsa è ben frullata, è pronta, resta solamente da filtrarla per togliere i semini che hanno i lamponi, che risulterebbero fastidiosi al momento di mangiare la panna cotta. Vedete già quella poca salsa ha lasciato molti semini che se non l'avrei filtrata andavano a finire nella panna cotta.
Una volta che le panna cotte si sono indurite, si sono ben raffreddate, sono pronte per essere decorate. Allora io vado a mettere per prima cosa un bello strato di salsa ai lamponi. Dopo aver messo la salsa ai lamponi vado ad ultimare la decorazione. Ultimata la decorazione, le panne cotte sono pronte per essere servite. Grazie di aver seguito la mia ricetta, mi raccomando, come sempre lasciate le vostre critiche, saranno ben gradite.